Ciao ragazzi, sono Mystix, AD Video Production. Oggi andremo a sentire l'uscita DI della Synergy Dual Preamplifier con il Cab Simulation e senza Cab Simulation, utilizzando però i miei Impulse Response. Ok, ora sto usando la mia Gibson Les Paul standard, vado direttamente nel preamplificatore in cui ho caricato il modulo GCM800 e poi anche il modulo VH4 della Diesel. Questa volta non sto utilizzando il Synergy 5050 Power Amp perché praticamente in questo modo io sto registrando in studio e mi basta solamente il preamplificatore perché utilizzo la cassa simulazione che c'è all'interno, c'è un cab simulation, e vado direttamente in scheda audio e posso utilizzare invece, bypassando il cab simulation, utilizzare soltanto i miei impulse response che ho già registrato e carico direttamente in scheda audio. Quindi adesso andremo a sentire se davvero il cab simulation che c'è qua dentro al Synergy suona davvero bene e andremo a compararlo con un suono degli impulse response. Allora, in questo momento ho solamente il preamplificatore che va direttamente in scheda audio e il suono sarà un po' brutto, ovvero come questo. È molto brutto. Perché questo? È giusto che sia così, perché praticamente sta suonando solo il comparto di preamplificazione, non c'è la cassa, stiamo suonando solo col preamplificatore direttamente in scheda audio. Io adesso aggiungo la cassa tramite il pulsantino che c'è qua dietro del cab simulation, aggiungo e adesso sentirete un suono totalmente diverso. Decisamente migliore, vero? Proviamo a suonare adesso con il canale rosso, quindi quello più spinto del GCM800 preamplificatore. Paradossalmente questo è tutto quello di cui avete bisogno per registrare in studio, solamente il preamplificatore della Synergy con i moduli che vorrete voi e andate direttamente in scheda audio con la simulazione della cassa che ha la Synergy. Ora però andiamo a sentire come suona il Synergy Dual Preamplifier utilizzando invece un mio impulse response che ho creato microfonando la mia cassa David Labog. Quindi in questo momento non sto microfonando la cassa, ma ho registrato i miei impulsi che potete scaricare direttamente dal sito www.presetsforall.com. Vi lascio il link in descrizione, potete scaricare gli impulse response ed utilizzarli per le vostre produzioni. Allora, tolgo il cab simulation, quindi suonerà di nuovo brutto. Vado a caricare un impulse response. Quindi qua ho il mio open air in cui vado a caricare il mio impulse response. Vedete qua sotto che ho già caricato. Se andiamo a vedere, ci sono vari impulse response, in questo caso sto usando un microfono R1 a nastro nella posizione 2, che vuol dire tra il cap e il cono, quindi ci mettiamo in posizione cap edge. Lo vado a selezionare, metto tutto il mix al 100 perché voglio che tutto il mio segnale vada attraverso questa cassa e questo sarà il mio suono con impulse response. Sembra davvero che io stia suonando attraverso un amplificatore e una cassa, ma è solamente l'impulse response che io ho già registrato in precedenza dalla mia cassa. Quindi sentiamo adesso la differenza di nuovo tra impulse response e invece cab simulation. Impulse response. Cab simulation. Suona
abbastanza bene questo cab simulation. Non è molto comune trovare dei simulatori di casse che suonino bene. Molti suonano davvero molto male. Però questi qua del Synergy, secondo me, fa un egregio lavoro. Preferisco ovviamente di più l'impulse response. Ovviamente suonano un pochino più reale gli impulse response. Andiamo a sentirlo di nuovo. Eccolo qua. Ovviamente posso anche cambiare microfono e anche posizione, vediamo. Io ad esempio provo sempre lo stesso microfono ma nella posizione più centrale e sentirete che suonerà differentemente. Proviamo adesso a suonare con il diesel. Quindi switcho, vado sul diesel. Cambio ancora microfono, magari cambio anche il cono K100 e vado a scegliermi magari un Shure, così abbiamo un sound abbastanza conosciuto. Posizione 2. Andiamo magari a spostarlo un po' più verso l'esterno del cono, quindi andiamo a scegliere magari un 4. Ok, allora il cab simulation suona abbastanza bene, però io preferisco molto di più suonare con i miei impulse response che mi sono creato. Ovviamente questo è un sistema molto compatto e funziona davvero molto bene, perché nel vostro studio basta avere il preamplificatore con uno o quelli che volete voi di moduli preamplificatori della Synergy e andate direttamente in scheda audio e registrate un suono che è pazzesco, bellissimo. Ragazzi, avete tutti quanti il link in descrizione per l'acquisto della Synergy e anche per scaricare gli impulse response che ho suonato in questo momento. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!